Nessuna decisione, andiamo avanti. I numeri sicuramente non dicono bene, ma aveva ragione Repetto 5 minuti fa, no? Dovremmo andare via tutti quanti, perché se siamo in questa posizione la colpa sicuramente non è solo né di Barone né dei giocatori, la colpa è di tutti e quindi dovremmo evidentemente andare via tutti. Marco Baroni dunque resta alla guida del Pescara. Ormai solo la società crede nella possibilità che il tecnico fiorentino abbia la squadra in mano e possa portarla fuori dalle acque pericolose nelle quali sta nuotando in questo momento. L'esonero dopo la sconfitta con lo Spezia sembrava inevitabile e invece, come avete sentito del presidente Sebastiani, questa volta in prima persona ci ha messo la faccia e ha confermato l'allenatore. Che si sia d'accordo o meno, almeno questa volta c'è stata una presa di posizione ufficiale della parte della società, così come c'è stata quella dei tifosi della Nord, che hanno esposto uno striscione prima della partita e sono entrati in curva dopo il 16° minuto, ma nella parte sottostante, così come avevano annunciato. Il Pescara che ha affrontato lo Spezia in tutta sincerità non è piaciuto più di tanto, di fronte aveva una squadra che evidentemente si aspettava un avversario diverso, più pericoloso e che era stato messo in campo da Bielizza per non perdere. Molto abbottonato, con davanti una sola punta di ruolo, Schiattarella e con Giannetti a fare da supporto, niente di trascendentale. Il Pescara ha iniziato benino ma senza costruire cose eclatanti, Baroni ha ancora dato spazio alla linea verde con la vecchia guardia relegata in panchina. Il gol dello Spezia, arrivato al 34° del primo tempo, ha sorpreso più che altro perché le due squadre non avevano fatto nulla per farsi del male sul serio. A metterlo su a premiata ditta Brezovec Valentini, con il croato che calcia la punizione dal lato destro e il difensore che stacca di testa indisturbato nel cuore dell'area pescarese. La reazione biancazzurra è blanda e porta poco o nulla di costrutto. A inizio ripresa Baroni mette i suoi con un 4-4-2 a rombo, spostando Politano dietro le due punte che restano Sowell e Melchiorri. Il Pescara crea qualcosa, si mangia un gol con Melchiorri al quarto d'ora, ma per trovare il gol del pareggio ci vuole un regalo clamoroso dello Spezia. E il 32esimo Pucino crossa dalla destra l'ennesimo pallone innocuo. Cicizzola esce con i pugni e respinge, mandando però il pallone sulla tibia di Ceccarelli, che manda la palla incredibilmente in porta. L'1-1 porta un po' di entusiasmo in casa pescarese e i biancazzurri in maniera confusa si riversano nella petacampo avversaria. L'espulsione di Cisotti, giunta al 37esimo, non fa altro che infondere coraggio ai pescaresi e preoccupare lo Spezia. Qualche pallone buttato in aria, qualche tentativo arrembante da parte del Pescara, ma nulla più. Quando tutti pensavano al pareggio al 49esimo, ecco che torna in scena la premiata ditta Brezovec Valentini. Il primo calcia di nuovo una punizione dalla linea del fallo laterale. La complicità di Aresti è clamorosa e Valentini non deve fare altro che spingere la palla in rete. È il gol della vittoria per lo Spezia, il gol dell'abisso che si spalanca per il Pescara, che decide di non decidere, o meglio decide di andare avanti così, tutti insieme, fino alla fine.